perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare volevo informarvi che questo video non doveva uscire. Perché sì, in teoria quest'oggi avrebbe dovuto uscire il nono episodio dell'Extreme Crazy Lock Pokémon Bianco 2. Ma purtroppo, siccome la mia connessione fa schifo, avendolo lasciato a caricare durante la mattinata che ero a scuola, ha deciso di sfanculare tutto. Di conseguenza sono tornato a casa e il video per quest'oggi non era pronto. Quindi ho pensato, perché non provare a portare un altro video più semplice per poi ripartire domani alla grande con la Crazy Lock all'orario giusto, ossia alle 17:30. E quindi quest'oggi ragazzi vi ho portato questo breve episodio di Sleep Google, dove andremo a fare una cosa molto particolare. E tra l'altro ragazzi, se vi piace questo particolare tipo di Sleep Google, come al solito fatemelo sapere con un bel like qui sotto. Proviamo a raggiungere almeno i 300 like per questo ritorno di questa serie incredibilmente presto rispetto ai miei tempi. E prima di iniziare ragazzi, volevo anche informarvi che alle 3 è uscito il sondaggio per votare i Pokémon vincitori della Divine's Cup, o della Divino's Cup ragazzi. Questa nuova serie, diciamo, che ho intrapreso sulla sezione community, e è online ragazzi la votazione per il primo girone. Quindi mi raccomando, se non avete ancora votato, andate nella sezione community. Oggi non so parlare. E insomma votate. Detto ciò, non vi rubo altro tempo, direi di iniziare subitissimo con questo video. Ci troviamo ragazzi su questo sito molto particolare e che probabilmente alcuni di voi conoscono. In pratica, in che cosa consiste questo sito? Consiste nel prendere due Pokémon e fonderli assieme per vedere che schifo viene fuori. Ma quest'oggi ragazzi sarà molto speciale questo video, perché andremo a fondere vari Pokémon, poi vedremo quali, con l'unico vero dio. Ossia signori, e partiamo utilizzando come cavia il nostro Vileplume. Ossia signori, se solo lo riuscissi a trovare nel Pokédex, il mitico merda, il divino, l'unico vero dio, che non si fa trovare, quindi questo sarà un bel taglio. Ed eccolo qui signori. Come potete... Perfetto, ok. Come potete vedere ragazzi, lo sprite è diventato quello di un Farplume, che è una cosa bruttissima, tipo c'è la faccia di merda photoshoppata su quella di Vileplume, ma tipo che è un cerchio, tipo una cosa orribile. Poi i funghi che sono diventati tipo cancerogeni, tutti brutti e niente, ok. L'idea del video è più o meno questa. Però ragazzi, ovviamente mi sono selezionato qualche Pokémon particolare con cui fondere il divino, perché ci sono dei Pokémon che meritano più di altri. Direi ad esempio ragazzi di iniziare con le forme finali degli starter. Ad esempio con Venusaur, che apparentemente è problematico. Allora perfetto, ragioniamo un attimo. Anche in questo caso abbiamo una morte della pianta, che evidentemente non sta bene, perché una roba del genere non può stare bene, un disastro cosmico. E la faccia di merda sempre lì. Perfetta, foto a cerchio, tipo ritagliata tipo Paint, che neanche Giovanni Muciaccia, e spiaccicata su quella di Venusaur. Ci piace, poi incazzatissimo il divino, perché giustamente tu dici mi hai messo su uno sprite de merda. E niente, comunque raga, sono solo di prima gen, non l'ho specificato. E che poi alcuni colori tipo in realtà non, penso che non ci sia nemmeno in Farfetch, tipo tipo il colore della palma fungo, che non si riesce mai a capire. Non so effettivamente se ci sia in Farfetch, forse nelle gambe, ma non sono nemmeno tanto convinto. Ma direi di passare allo starter maggiormente preferito dai fan, ossia Charizard. E ok, allora Che cosa arcana. Ok, perfetto. Anche qui abbiamo le ali di un colorito molto verde vomito. Ci piace così. Perfetto. Già qua si vede di meno il fatto che sia fatto di merda. Però tipo, bella la cosa, come ci sia la faccia di merda e poi sotto spunta letteralmente il mento di Charizard. Cioè è proprio così, è proprio... Questa non è una fusione, è una trisomia ragazzi, è una malattia. È un sovrappopolamento di cromosomi questo Pokémon. Farizard, che sembra tipo il nome... Cioè avete presente tipo i maghi, quelli delle... Farizard, perfetto. Sembra il nome di un personaggio del Medioevo, tipo di uno dei vari Lancillotto. Lui Farizard, raga. Hashtag Farizard nei commenti. Ovviamente ragazzi possiamo non fare l'altro starter, che è Blastoise, e che apparentemente ha appena visto la Madonna. Perché allora fermi un attimo. Allora, a parte
che non so, ma lì dietro manca un contorno e non vorrei essere cattivo, ma là dietro manca un contorno, c'è tipo un blob qua sulla schiena che non è scontornato e non so da dove venga fuori. Poi tipo tipo c'è un orecchio sì e l'altro un po' meno, tipo è simmetricamente sbagliato sto Pokémon. E poi tipo sembra ingrassato, sembra, non so. Allora, il divino ha un effetto ingrassatore, cioè raga, tipo le Pringles, sembra più grosso, non so spiegarmi come, sembra più grosso, vabbè i colori sono sempre gli stessi. Perfetto, giustamente il divino come al solito incazzato perché l'abbiamo tramutato in un disastro. Però ragazzi, niente, gli starter ce li siamo sbolognati così. Ovviamente, oltre agli starter, abbiamo un'altra triade molto importante di Pokémon, che non è niente di meno che quella degli uccelli leggendari. Ora, io ho paura, essendo anche il divino un uccello leggendario a tutti gli effetti, ma adesso premendo su Articuno. Oddio! Oddio, cos'è sta decenza? Cos'è sta decenza? Oddio, sembra fatto effettivamente bene. Penso che sia il più dignitoso che io abbia visto per il momento in questo video. Cioè, allora, diciamo che è comunque cancro, però ha una sua dignità. Cioè, è fatto bene. La faccia sembra messa lì in una maniera decente, voglio dire. Non è distrofico. C'è. Oddio, Farcuno. Io adoro i nomi. Farcuno. Sei sembra un insulto clamoroso. Farcuno, sei un farcuno, sei. Mannaggia a te, Farcuno. Ma Dio, Dopo aver visto questa bellissima opera d'arte, passiamo al Zapdos, che ad esempio è un pochino peggio, perché diciamo che i colori di questo Zapdos hanno dei vari problemi. Sembra veramente che questo qua si sia vomitato sulle gambe, con schizzi di rigetto che sono finiti anche su altre parti del corpo. Questo coso è obiettivamente inguardabile, perfetto. Uno schifo allucinante. Fai difficoltà a distinguere le parti del corpo in questo Pokémon. Fardos, perfetto, ci piace moltissimo. Guarda che schifo. La coda che tipo sembra che sta colando via quella roba verde, mamma mia. Passiamo a Moltres, vi prego, perché altrimenti penso di aver visto la Madonna. Penso di aver visto la Madonna. Cos'è? Allora, fermi un attimo. È un Moltres abbrustolito. Quello che vedete è quello che esce dalle ali è fumo. E c'ha una faccia, diciamo, un po' perplessa. Lui non sa bene perché si trova qui. È un pochino perplesso, effettivamente. E qua c'è una trasformazione del Pokémon che veramente, cioè, immaginatevi se Fartress fosse un Pokémon leggendario. Cioè, se avessero fatto così, cioè, sotto casa di Masuda con le forche, che neanche caccia le streghe. Ma signori, il bello deve ancora venire, perché in questa generazione ci sono altri Pokémon leggendari. E quindi abbiamo Faryu, che tipo è una versione tarocca di Firov. Abbiamo Faryu, che è questa cosa, cioè un... Oddio, non è neanche brutto, sembra... La faccia più che di un gatto sembra essersi tramutata in quella tipo di un teddy bear dei poveri, tipo il coso di Mr. Bean divinizzato, ok? Questa fusione tra divinità ci è piaciuta assai, perfetto. con questa... Tra l'altro poi è perfetto, la forma della faccia di merda, che riesce perfettamente a congiungere le orecchie di Mew, penso sia pura poesia. Pura poesia. È fatto anche bene, se non fosse che ci sono degli errori prospettici nella posizione del becco. Ma non stiamo qui a fare i critici d'arte. E andiamo sulla versione overpower di Mew, ossia Mewtwo, per vedere un Fartu. Un Fartu che in questo caso è un po' problematico, perché c'è una perdita di orecchie. Purtroppo raga, è sordo. Fartu è sordo, regalato. Allora, ogni like è un amplifon per questo Pokémon. Ogni like che lasciate è una donazione per potergli comprare un amplifon, ragazzi. Vi prego che gli serve. Vabbè ragazzi, insomma, il video termina qua. Io spero che questa piccola idea insignificante, ma comunque secondo me carina, vi sia piaciuta. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, e premete la campanella per ricevere everyday i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo domani con la Crazy Loca Pokémon Bianco 2, sperando che internet non la mandi a puttane.